Salve a tutti, rieccomi in ufficio e come volevasi dimostrare il video che ho fatto uscire ieri, che ho registrato 2 giorni fa, è già obsoleto. Ha già delle informazioni sbagliate che vedrò di correggere in questo video, dandovi alcuni aggiornamenti importanti su quello che è l'argomento del momento, ossia dell'ecobonus al 110%, della possibilità di ristrutturare gratuitamente. Farò qualche riflessione, ma soprattutto qualche calcolo per capire se questa può essere la strategia vincente per far ripartire l'economia e per far risparmiare il cliente finale, te che stai guardando questo video. Quindi non perdiamo altro tempo, metti un mi piace e cominciamo. Prima di partire con calcoli e novità, volevo ringraziarvi di cuore per il successo che ha avuto il video che ho fatto uscire ieri, che potete andare a recuperare, e anche al supporto che mi avete dato. Nel vecchio video, che davvero se non hai visto guardalo perché ci sono delle riflessioni importanti, ho fatto per l'appunto delle riflessioni su quella che può essere la bontà o meno di questo incentivo e ho avuto tantissimo supporto, basti vedere il numero di mi piace, praticamente quasi nessuno ha messo un mi piace pur avendo espresso delle perplessità che possono andare contro quello che è il mondo delle energie rinnovabili, il mondo in cui lavoro, dove vivo, e andando anche un pochettino contro quella che può essere la sensazione del cliente finale. Giustamente avere la detrazione al 100% può sembrare in prima battuta un bonus enorme, ma vediamo nel dettaglio in questo video quali possono essere i pro e i contro e facciamo anche 2 calcoli per capire se davvero conviene questa detrazione. Una delle novità principali di questo decreto della detrazione, delle modifiche alle detrazioni, è legata al fatto che si potrà cedere il credito ad aziende terze, non solo come ESCO e aziende come già in precedenza, ma anche a istituti bancari e assicurazioni, con delle percentuali indubbiamente che sono tutte da valutare, tutte da definire, perché indubbiamente una banca o un'assicurazione, un ente che anticipa soldi nella speranza di recuperarli poi in 5 o 10 anni, poi vediamo, ha dei suoi interessi, quindi poi bisogna verificare bene tutti questi parametri. Però questa era una pratica che fino all'anno scorso non era concessa. Perché? Perché c'era il rischio di trasferire del debito pubblico statale, cioè le detrazioni IRPEF, lo sconto su tasse, agli istituti bancari, ed era una pratica che a livello fiscale poteva essere un pochettino particolare proprio per un discorso di leggi della finanza, cioè trasferire il debito dello Stato agli istituti bancari non era una cosa molto saggia, ma sembra che sia tutto fattibile in quest'ottica. Quindi la novità principale che può davvero dare la svolta al mondo delle energie rinnovabili è la possibilità di cedere il credito anche alle banche e alle assicurazioni, che indubbiamente hanno una capacità, una liquidità finanziaria nettamente diversa rispetto alle piccole e medie imprese. Seconda novità è la percentuale. Nel vecchio video parlavo di 120, adesso sembra che si stia andando verso un 110%. Direi che è un errore da poco. Terza novità, il fatto che la detrazione, che prima era in 10 anni, adesso può essere abbreviata in 5. L'ho già accennato ieri, mi sembra, ma vorrei porre l'attenzione su qual è il rischio dietro questa strategia. Per fare questo ho bisogno di fare un esempio numerico. Abbiamo detto ieri che la detrazione fiscale, se non la cedi ad enti terzi, se non trovi nessuno a cui cederla, perché comunque rimane una strategia facoltativa, cioè l'azienda può decidere se prendere o meno in carico il tuo credito, la tua detrazione, ma non è obbligata, puoi portarla tu in detrazione tu stesso. Se la porti in detrazione in 5 anni però potresti perdere migliaia e migliaia di euro. Vediamo perché. Ipotizziamo che tu sia un dipendente e all'interno della dichiarazione dei redditi vai a verificare che paghi mediamente 4.000 euro di IRPEF all'anno. Quei 4.000 euro di IRPEF, ossia di tasse che paghi allo Stato, è lì che puoi ottenere lo sconto della detrazione fiscale. Ipotizziamo quindi che tu vada a fare un intervento, una ristrutturazione edilizia, investendo 50.000 euro, che è una cifra ipotetica per una ristrutturazione di un certo livello, indubbiamente. Se prima con 50.000 euro avevi la detrazione al 50%, ossia 25.000 euro spalmati in 10 anni, quindi 2.500 euro all'anno, avevi tranquillamente la capienza per poterli recuperare. Ma se invece questi 50.000 euro sono detraibili al 110% in 5 anni, le cose cambiano. 50.000 euro, il 110% sono 55.000 euro, in 5 anni sono 11.000 euro e tu ne paghi solo 4. Quindi potresti detrarre solamente 4.000 euro per i prossimi 5 anni, quindi 20.000 euro e non 50.000. Quindi in realtà meno rispetto a prima. Più le cifre in gioco aumentano, maggiore è la differenza tra prima e dopo il decreto legge. Se parliamo di un piccolo impianto, ipotizziamo un impianto da 10.000 euro,
Allora, 10.000 euro, la detrazione di 11.000 euro in 5 anni sono 2.200 euro e quindi puoi tranquillamente ammortizzarlo. Quindi, come puoi vedere, non è detto che questa tipologia di incentivo sia migliore rispetto al precedente. Perché? Perché sempre su base IRPEF tu puoi detrarre solo quello di cui hai diritto. La quota di detrazione annuale dipende sempre dalla tua capienza IRPEF e ovviamente dal tuo diritto di detrarre. Non puoi detrarre tutto. Infatti ci sono delle soglie. Già prima la soglia per la detrazione per ristrutturazione era di 96.000 euro, per il risparmio energetico ce n'erano altre. Infatti sembra che abbiano previsto delle soglie limite, ossia 60.000 euro per unità immobiliari per quel che riguarda isolamenti e cappotto, 30.000 euro per interventi sugli impianti di climatizzazione, quindi vuol dire riscaldamento e raffrescamento, 10.000 euro per le caldaie a gasolio, 48.000 euro oppure 2.400 euro per kilowatt installato di impianto fotovoltaico. Infatti, a differenza del video precedente dove ho palesemente commesso un errore, sembra che questo incentivo qua sia relativo anche all'impianto fotovoltaico. Ma anche qua vorrei fare due precisazioni. Con efficientamento energetico, con ecobonus, si indicano tutti quegli interventi, tra cui anche il fotovoltaico, che rientrano nell'efficientamento energetico dell'edificio. Quindi se io vado a migliorare il mio edificio a livello di percentuale di rinnovabili, di isolamento, eccetera, nella sua interezza, allora il fotovoltaico fa parte di quegli interventi. E quello è come l'avevo ragionato io inizialmente. Cioè l'ecobonus fa parte di tutto quello che si parla di efficientamento energetico. Dalle indiscrezioni però sembra che possa andare bene anche per il fotovoltaico. Ma, come ti ho appena descritto, si parla di 2.400 euro per kilowatt, che quindi è una soglia corretta. Nel senso, un 3 kilowatt verrebbe a costare 7.400 euro, che è già un bel pagare, indubbiamente, perché impianti da 3 kilowatt ormai il prezzo medio si attesta tra i 5 e i 6.000 euro a seconda dei prodotti, quindi è già un bel pagare, però si riduce almeno in parte quelle che possono essere le speculazioni. Infatti il problema principale dal mio punto di vista sono le speculazioni. Cioè, se io posso detrarre tutto, allora anche se non sono interessato, allora anche se non ho necessità, vado a fare interventi, tanto detraggo tutto, tanto è tutto gratis. E come detto, è tutto gratis per pochi, ma lo pagheremo tutti quanti. Quindi dal mio punto di vista la detrazione del 100% può avere molto più senso in unità condominiali, laddove mettere d'accordo tutte le persone risulta più difficile, e quindi una persona che non è d'accordo a spendere poco, se l'intervento è gratis, allora forse la convinci per migliorare l'efficientamento energetico di un intero condominio. Però per quel che riguarda il privato ovviamente viene tutto sparametrizzato, perché se io ho la detrazione del 100% sull'automobile, allora mi compro un Ferrari, anche se non mi serve. E ripeto, questo può generare degli squilibri importanti sul mercato. Ovviamente qua si parla di bozze, di promesse, e non si sa ancora, cioè si sta ancora aspettando il decreto di aprile dove era previsto l'aumento da 600 a 800 euro, eccetera, eccetera. Idem, mascherina a 50 centesimi, voglio sapere quante persone le hanno trovate, quindi è sempre bene distinguere, ancor più che bisogna poi capire tutto l'iter burocratico. Farà fede alla fattura, farà fede al pagamento, dove si fanno le pratiche, le richieste. Ti porto l'esempio di un paio di anni fa, quando con la legge di bilancio, mi sembra inizio 2018, hanno reso obbligatoria la comunicazione all'Enea degli interventi di ristrutturazione, di detrazione al 50%, quindi climatizzatori, stufa pellet, fotovoltaico. L'hanno imposto a inizio anno, ma il portale dove poter caricare effettivamente queste comunicazioni è arrivato a novembre. Quindi è molto critica come cosa, c'è dietro una burocrazia non da poco, sia dal punto di vista tecnico, quindi ingegneri, progettisti e simili, ma anche dal punto di vista commerciale, quindi commercialisti, contabili e tutto il resto, perché sono due mondi che si devono integrare tra di loro, capire esattamente qual è la burocrazia che ci sarà dietro a questo. E come detto, se tu fai partire tutto dal 1 luglio, stai bloccando nuovamente il mondo dell'edilizia e del risparmio energetico fino a luglio. Siamo stati chiusi praticamente da metà febbraio a metà maggio, quindi 3 mesi, e dovrò ancora aspettare fino ai primi di luglio. Perché? Perché tante persone che giustamente possono essere interessate, sono intenzionate a fare l'impianto, se c'è questa finestra, ovviamente aspettano luglio per poter realizzare gli impianti. E piccole aziende, artigiani, eccetera, eccetera, si trovano poi in difficoltà, perché per altri 2 mesi hai di nuovo il fatturato fermo. Quindi, ripeto, qua sono tutte bozze e vedremo un pochettino come sarà la situazione. Vi ricordo, se volete rimanere aggiornati, di iscrivervi al canale, di seguirmi anche su Facebook e Instagram, dove nelle storie rispondo alle vostre domande e vi do tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E niente,
Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, ovviamente. E basta dire ovviamente. Questo è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ne?